Reggio, città in lutto. Dolore e commozione nella città dello Stretto in occasione delle esequie dei 45 migranti vittime del naufragio, le cui salme sono approdate al porto cittadino. 2 giugno, la festa in Calabria, celebrazioni per la 70esima festa della Repubblica nelle principali città calabresi, una ricorrenza tra memoria e patriottismo. Cosenza, giallo sulle elezioni, chiusura di campagna elettorale avvolta nel mistero nella città Abruzia. La procura indaga su presunte irregolarità nel rilascio delle tessere elettorali. Vibo, costa al tagliando, primi 12 mesi di mandato amministrativo per il sindaco di Vibo Valentia. L'opposizione lo boccia, i cittadini gli danno la sufficienza e intanto la burocrazia è a un bivio. Il Crotone giocherà a Cosenza. In attesa dei lavori allo Scida, i pitagorici sono ancora alla ricerca di uno stadio che possa ospitare la prima parte dell'avventura nella massima serie. Spunta il San Vito Marulla di Cosenza. Buonasera telespettatori di La C, benvenuti ad una nuova edizione di La C News 24. C'è soltanto il numero sulle tombe dei 45 migranti morti in mare arrivati a Reggio domenica scorsa. Saranno identificati nei prossimi giorni dai parenti. I compagni di viaggio, i volontari, le autorità e i regini li hanno pianti questa mattina al cimitero di Armo, dove riposano. Cristiani e musulmani uniti nel dolore per una tragedia veramente straziante. E cambiamo argomento. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano dia risposte immediate circa la recente intimidazione all'assessore all'urbanistica del comune di Vibo Valentia, Laura Pugliese, cui sono vicina in concreto. Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, che in relazione all'atto incendiario rivolto all'assessore Pugliese ha presentato un'interrogazione parlamentare perché il governo si attivi con fermezza rispetto alla vicenda accaduta in un territorio fortemente condizionato, precisa la parlamentare, dalla criminalità organizzata tradizionale e da gruppi di colletti bianchi. E voltiamo ancora pagina. Consueta cerimonia per la festa della Repubblica a Catanzaro, durante la quale sono stati resi gli onori al prefetto Luisa Latella, quale rappresentante del governo. Solenne cerimonia a Catanzaro per la festa della Repubblica organizzata dal Comando Legione Carabinieri Calabria d'intesa con la Prefettura di Catanzaro. Diversi momenti che hanno caratterizzato la manifestazione tra Piazza Matteotti e Piazza Prefettura dopo la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti e la consegna della medaglia d'onore a 3 cittadini internati nei lager nazisti sono stati resi gli onori al prefetto Luisa Latella, che ai nostri microfoni si è soffermata sul ruolo svolto dal nostro paese in tema di accoglienza. Noi come
come nazione stiamo dando un contributo notevolissimo a quella che è un fenomeno epocale e che dura peraltro da parecchi anni. Ora ce ne rendiamo più conto, ma le immigrazioni nei nostri territori sono cominciate già da parecchio tempo. Penso che la festa della Repubblica sia la festa di tutti e quindi oggi dobbiamo parlare soprattutto di questa festa di tutti, anche di quelli che noi accogliamo e che cerchiamo di salvare, perché poi c'è anche un fatto di umanità, salvare la gente per evitare che muoia nel mare, credo che sia proprio il segno della nostra nazione. La festa della Repubblica è la festa di tutti i cittadini, noi siamo cittadini uniformi, tutte le forze dell'ordine, le forze di polizia, le forze armate, è una terra molto complessa, sono i molteplici fronti che ci vedono impegnati giornalmente a sicurezza del cittadino e a vantaggio di queste popolazioni. Rossella Galati per la CNews 24. E da Catanzaro ci spostiamo a Cosenza, dove si è registrata una massiccia partecipazione sempre in occasione della 70esima festa della Repubblica. Cerimonia suggestiva a Cosenza per la festa della Repubblica, celebrata in piazza 11 settembre alla presenza del prefetto Giancarlo Tomao, dell'arcivescovo Francesco Nolè, dei sindaci dei comuni della provincia Abruzzi e delle autorità civili e militari del territorio. Presente anche il commissario prefettizio di Palazzo dei Bruzzi, Angelo Carbone. Durante la celebrazione, animata dalla presenza del primo reggimento bersaglieri e dell'orchestra dell'Istituto Comprensivo di Mendicino, sono state consegnate le medaglie d'onore ai cittadini deportati e internati nei lager nazisti, a Francesco Russo di Firmo, Francesco Antonio Forastieri di Laino Borgo, Vincenzo Iorio di Tortora, Salvatore Mazza di San Pietro in Guarano e Carmine Occhiuto di Trenta. Consegnata anche l'onorificenza vittima del terrorismo concessa con decreto del Presidente della Repubblica al signor Pasquale Garofalo, brigadiere in congedo. Il candidato a sindaco dell'Alleanza Civica Progressista Carlo Guccione, per celebrare il 70esimo anniversario della Repubblica, ha scelto l'ara dei Fratelli Bandiera nel vallone di Rovito. «E questo è il luogo identitario della città di Cosenza», ha detto il consigliere regionale. «Cosenza è il seme della libertà nella sua storia, non quello del mito di un re barbaro». Salvatore Bruno per la CNews 24. E ci sarà anche il gonfalone della città di Catanzaro, scortato dagli agenti della Polizia Municipale ai funerali di Stato del maresciallo capo dei Carabinieri Silvio Mirarchi, ucciso durante un'operazione antidroga nelle campagne di Marsala. Lo ha disposto il sindaco del capoluogo calabrese Sergio Abramo. La tragedia avvenuta in Sicilia, afferma Abramo, colpisce profondamente tutta la comunità cittadina. Il primo cittadino ha informato di questa decisione la conferenza dei capigruppo, che naturalmente ha approvato all'unanimità. Le esequie di Mirarchi, lo ricordiamo, nato a Catanzaro 53 anni fa, saranno celebrate domani nella chiesa madre di Marsala. È ultimo giorno di campagna elettorale, ma a Cosenza gli occhi sono puntati più sulla cronaca che sulla politica. La magistratura infatti sta indagando su alcune irregolarità nel rilascio delle tessere elettorali. Sentiamo i dettagli. Sarebbe entrato in possesso di un nutrito numero di tessere elettorali presentando all'ufficio una serie di deleghe con la firma falsificata. Per questo un uomo è finito nei guai a Cosenza, dove i carabinieri stanno indagando su input del procuratore Marisa Manzini. I militari dell'arma, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno perquisito i locali dell'ufficio elettorale di via Bengasi ed hanno scoperto che una persona aveva ritirato i certificati necessari per esercitare il diritto di voto alle amministrative del 5 giugno per conto di alcuni cittadini di nazionalità straniera senza che questi ne fossero a conoscenza. Successivamente i carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto tali certificati in casa dell'uomo denunciato a piede libero. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare altre eventuali irregolarità e per capire in che modo gli autori di questo artificio avrebbero potuto avvantaggiarsi rispetto all'esito delle urne. Una vicenda delicata sulla quale viene mantenuto uno stretto riserbo, probabilmente destinata ad avere ulteriori sviluppi. Salvatore Bruno per la CNews 24. Torta e candeline per Valerio Formisani, che ha scelto di anticipare di un giorno la chiusura della propria campagna elettorale, così da farla coincidere con il suo 63esimo compleanno. Sul palco hanno sfilato tutti i candidati della sua lista Cosenza in Comune, ma sentiamo ai nostri microfoni l'intervista al candidato sindaco. Si chiude la campagna elettorale con una bella festa, perché è in coincidenza del suo compleanno, ma facciamo un resoconto di queste giornate. La campagna elettorale è andata molto bene, visto oggi veramente
un bel gruppo di persone molto tranquille e al tempo stesso molto distese nel volto, fiduciose. Questo credo che sia la cosa più bella che un candidato possa sperare. La cosa più brutta di questa campagna? Io dico il senso di poca politica che è circolato, perché non credo che sia colpa nostra. Noi abbiamo cercato, non voglio dire di alzare il livello, sarebbe brutto dirlo, ma comunque di dare dei contenuti, di dare un programma, perché noi crediamo nella possibilità di poter cambiare questa città, di poter stravolgere e mettere dei meccanismi virtuosi in atto per quello che noi chiamiamo quest'ottica diversa con cui guardiamo la realtà cittadina. E questo voto deve essere libero, deve essere un voto che quando uno entra in cabina elettorale si rende conto della responsabilità che ha nelle proprie mani. Per cui credo che noi rappresentiamo questo, è il voto delle persone che pensano che Cosenza possa avere una sua rinascita di tipo soprattutto morale, ideale, che tenga insieme i valori propri della sinistra e democratici, che sono quelli dell'uguaglianza, della solidarietà, della fratellanza tra le persone e della libertà. Fiorenza Gonzales per la CNews 24. I temi del lavoro. Ora ha raggiunto l'accordo tra Unione delle Province e Regione Calabria per il trasferimento di una parte dei dipendenti dei centri per l'impiego in capo agli uffici regionali. Noi siamo stati alla firma della convenzione tra il presidente dell'UPI Enzo Bruno e l'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano. L'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano, alla presenza del presidente dell'Unione delle Province Calabresi Enzo Bruno, ha presentato l'accordo siglato con l'UPI sui centri per l'impiego della Calabria. L'atto disciplina il passaggio del personale dipendente dai centri per l'impiego alle attuali amministrazioni provinciali calabresi. Questo malgrado sia la gestione che la retribuzione restino in capo alla Regione e al Ministero del Lavoro. Riusciamo a chiudere questa partita dei centri per l'impiego con la firma da parte delle province della convenzione, e in questo modo noi riusciamo finalmente a dare una risposta anche ai lavoratori che sono stati in una sorta di limbo in questi mesi, e anche alle province. Siamo nelle condizioni in questo momento, ora subito dopo della firma, di poter saldare il dovuto, perché voi sapete che il 2015 è questa parte fino ad oggi del 2016 è stata incerta. Sul 2015 noi come regione dovevamo pagare una parte con tutta la situazione della riforma dell'AMPA alle province, e in questo modo con la convenzione riusciamo finalmente a dare una connotazione reale e soprattutto una collocazione ai lavoratori che si trovavano, ripeto, in una sorta di limbo dove ancora le province non avevano di fatto siglato insieme a noi questo loro mantenimento nei ruoli provinciali. Ovviamente questo si inserisce nella direzione dell'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, e nella direzione del trasferimento delle competenze delle politiche del lavoro alle regioni. Rossella Galati per la CNews 24. E a margine della conferenza stampa abbiamo raccolto anche le dichiarazioni del presidente dell'UPI Enzo Bruno. Ascoltiamolo. Questa mattina firmiamo un'importante subconvenzione che consente alla Regione la gestione di un importante servizio per la Calabria. I centri per l'impiego che con un decreto legislativo sono stati trasferiti dalla provincia alla Regione dal 1 gennaio 2015, e da quella data ad oggi noi stiamo mantenendo i servizi e anticipando le risorse per gli stipendi di circa 450 dipendenti, e per, lo dicevo prima, un servizio fondamentale ed importantissimo per la Calabria, considerato che la Calabria è una delle regioni al più alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile. I centri per l'impiego, con questa subconvenzione che ridà alle province la competenza e la gestione dei centri per l'impiego, quindi un fatto molto molto importante. Questa convenzione durerà per un anno. Garantiremo il servizio ai cittadini, soprattutto garantiremo anche gli stipendi a 450 dipendenti. La Regione ha dovuto formulare una convenzione condivisa con noi per dare tranquillità a noi che non abbiamo più competenze, ma soprattutto ai cittadini, agli utenti di questo importante settore, e soprattutto 450 famiglie che in questo momento rischiavano lo stipendio e quindi il posto di lavoro. Rossella Galati per la CNews 24.
E voltiamo pagina, conferenza stampa del gruppo consigliare del Partito Democratico di Vibo Valentia. Ad un anno dall'insediamento del sindaco Elio Costa, a giudizio dei democratici, il bilancio è negativo. Tuttavia i consiglieri tendono una mano al primo cittadino. È tempo di bilanci al comune di Vibo Valentia. A un anno esatto dall'insediamento a Palazzo Luigi Razza di Elio Costa, i consiglieri d'opposizione tirano le somme giudicando negativo l'operato del primo cittadino. Il nostro giudizio purtroppo non può essere che negativo. Pur bocciando l'operato di Elio Costa, i consiglieri gli tendono la mano. Rinnoviamo la disponibilità di mettere a disposizione appunto la nostra filiera istituzionale che interessa il governo regionale e il governo nazionale. Tant'è che sfido chiunque nel dimostrare il contrario del fatto che ad oggi, fino ad oggi, il governatore Mario Oliverio ha sempre dimostrato massima disponibilità e massima attenzione verso i problemi e le emergenze che si sono manifestate in questo primo anno. Una su tutta, quella di via Carlo Parisi. Secondo il capogruppo del PD, la città di Vibo Valentia vive ancora ataviche emergenze, da quella idrica al problema dei rifiuti e del decoro urbano, dal dissesto idrogeologico fino ai lavori pubblici. Se noi facciamo un'analisi dei cantieri aperti in città, non rischio di essere smentito nel momento in cui affermo che il 90% dei cantieri oggi sono fermi. Sulla riorganizzazione della burocrazia comunale, pur dando atto al sindaco di aver messo mano all'organizzazione interna, Giovanni Russo ricorda come molti settori siano stati affidati a una sola dirigente. Servivano e servono delle scelte coraggiose, scelte che non ci sono state. Tant'è che andando ad analizzare questa macrostruttura noi ci rendiamo conto che una sola dirigente è stata sovraccaricata di ben 7 settori. Ritengo che al di là dei limiti e dei pregi che la stessa dirigente possa avere, umanamente sia quasi impossibile che possa sopportare questo carico di lavoro. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. Più indulgenti si mostrano invece i cittadini vibonesi che in merito all'operato del sindaco e della giunta esprimono un giudizio che raggiunge la sufficienza. Ascoltiamo. Un anno dell'amministrazione Costa, lei è soddisfatto? Diciamo al 60%. Va. Rispetto a quello che è successo prima, sì. Mi auguro che continui così e che veda realmente il bisogno della città. Perché siamo nello sfascio completo. Sono molto contento perché in appena 12 mesi ha fatto tanto. Pensando a un comune disastrato a livello economico, è una gestione pessima, almeno negli ultimi 40 anni. Lo ringrazio e lo incito certamente a fare meglio, perché può fare meglio. Grazie. Sul fronte dell'apparato burocratico, questa rivoluzione che aveva promesso? Qui c'è una nota dolente, perché tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Qualcosa rispetto a prima è stato fatto, non molto, ci dovrebbe fare ancora di più probabilmente, però insomma, tutto sommato diamo un 6, via. Potremmo essere ancora più soddisfatti se risolverebbe il fatto dell'acqua, perché l'acqua è una priorità. Vorrei che la politica fosse solo volontariato, mi rispondo. Nemmeno campa cavallo, campa ciuccio che l'erba cresce, e con questo dico tutto. C'è però anche un aspetto burocratico all'interno del comune vibonese che vede accentrate non poche competenze e responsabilità nelle mani di una sola dirigente. Si tratta di Adriana Teti. Per alleggerire il carico di lavoro ed evitarle errori, la giunta ha indetto una procedura per individuare un nuovo dirigente a titolo gratuito. Una super dirigente. A lei è affidato il settore 1, affari generali e servizi alla persona, il settore 3, governo del territorio, il settore 4, programmazione, gestione e risorse finanziarie e il settore 5, tecnico, lavori pubblici. Tutto sulle spalle di Adriana Teti, una mole di lavoro insopportabile, difficile in questi casi non commettere errori, come il pasticciaccio del bando per l'affidamento del parco urbano, prima assegnato e poi ritirato in autotutela. E forse proprio per evitare il ripetersi di nuovi errori che il comune sta cercando un nuovo dirigente, ma a costo zero essendo lente in dissesto. Un dirigente in pensione che possa farsi carico di uno o due settori. E in attesa che qualcuno si faccia avanti, spetta la dirigente Teti sobbarcarsi di quattro importanti comparti, incarichi che la rendono la donna più potente di Vibo Valentia. Forse non tenete conto una cosa, che il comune è dissestato, c'è cioè il blocco delle assunzioni dei dirigenti, non può procedere a nessun rapporto di lavoro sui dirigenti. Sia io che il sindaco vogliamo
che ci siano altri dirigenti, perché è tutto sul mio carico, ma ad oggi è bloccato. A me mi si accusa di lavorare, perché sui giornali sembrerebbe che io scelgo di fare tutti questi settori. Io non mi posso rifiutare di lavorare, cioè quasi quasi sono incolpata perché lavoro 12 ore al giorno, le sembra normale? Il sindaco ha fatto il suo ruolo, ha cercato di vedere cosa fare, ha cambiato l'organizzazione, ha fatto un bando per prendere un altro tecnico, farà di tutto per prendere i dirigenti, ma sono io la prima a dire che deve prendere gli altri dirigenti. Cristina Iannuzzi per l'ACI News 24. E siamo alla pagina sportiva, continua la ricerca dello stadio che possa ospitare i pitagorici nella prima parte dell'avventura nella massima serie. Tra le alternative spunta il San Vito Marulla di Cosenza. Sentiamo. Continua il Totostadio, il Crotone, in attesa che vengano avviati i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'Ezio Scida e alla ricerca di una struttura adeguata che possa ospitare almeno le prime partite della nuova avventura in Serie A, a cominciare proprio dalla Coppa Italia. Tra le alternative, oltre alla Recchi di Salerno, così come si era detto nei giorni scorsi, spunta anche il Marulla di Cosenza, confermato dallo stesso presidente della società pitagorica, Vrenna. La priorità assoluta è quella di portare il proprio stadio, lo Scida, appunto, ai massimi livelli, partendo dall'ampliamento della tribuna. Se questo quasi certamente non dovesse avvenire nel breve tempo possibile, bisognerà comunque comunicare alla Lega Calcio entro il 20 giugno la possibile alternativa. E il Marulla pare possa avere le carte in regola, anche perché, come dichiara il presidente Vrenna, si resterebbe in Calabria, evitando ulteriori trasferte. Da Crotone per la ACI News 24. E si dovrà attendere il 6 giugno per avere novità sull'ampliamento dello stadio Ezio Scida di Crotone. È stata infatti aggiornata a lunedì per approfondimenti tecnici sui progetti la riunione che si è svolta questa mattina in prefettura a Crotone tra i rappresentanti della Soprintendenza Archeologica della Calabria, i tecnici del comune e i rappresentanti della società FC Crotone. È stata una riunione durata quasi 3 ore, al termine della quale si è deciso di rinviare tutto a lunedì, in quanto la Soprintendenza ha espressamente chiesto di evitare di effettuare scavi nella zona che è considerata di interesse archeologico. E dalla Serie A alla Serie D, in casa Vibonese manca solo l'ufficialità. Francesco Ferraro potrebbe prendere il posto di Gaetano Di Maria, ormai ex rossoblù. E intanto si pensa a blindare i tasselli importanti della squadra. Manca solo la conferma ufficiale, quasi certamente sarà Francesco Ferraro il nuovo allenatore della Vibonese. Gaetano Di Maria è ormai il passato, nonostante le 2 stagioni brillanti disputate. Sembrava una lotta a 2, ma Ferraro ha avuto la meglio su Costantino, ricevendo il benestare di tutto lo staff. Il prossimo passo per i rossoblù sarà quello di blindare i tasselli fondamentali. Allegretti su tutti, l'attaccante autore di 19 reti nella stagione scorsa ha però ricevuto le attenzioni di diversi società, tra cui il Cosenza, allettante l'idea di poter disputare la stagione targata 2016-2017 in Lega Pro. Stesso discorso per Saraniti, ma anche per lui non si preclude la possibilità di un possibile salto di categoria. Da valutare anche i giovani del vivaio vibonese, la Villa è al momento nella lista dei confermati. La strada è ancora lunga, il calciomercato solo all'inizio. Tutto dipenderà dagli obiettivi e le proposte del nuovo allenatore, costruendo una squadra competitiva al massimo. Da Vibo Valentia per la ACI News 24. E dal calcio alla pallavolo, Francesco Matozzo è il nuovo direttore generale della Volley Soverato. Inizia a prendere forma quella che sarà la prossima stagione. E anche a Vibo si attende l'esito della richiesta di ripescaggio in Superlega. Nel frattempo spunta un potenziale candidato alla successione di Mastrangelo. Si tratta dell'argentino Canton. Arrivano le prime novità ufficiali in casa Volley Soverato. Il nuovo direttore generale per la stagione 2016-2017 è Francesco Matozzo. Una carica importante, un segnale forte, dimostrazione di quella che sarà la nuova struttura societaria. In attesa di conoscere il risultato della richiesta avviata dalla società ionica, che deciderà in quale categoria verrà inserito il Soverato, il primo pezzo del puzzle è stato incastonato. Già al lavoro per stabilire le nuove cariche e chiudere nel più breve tempo possibile le trattative in corso.
Patron Matozzo ha ben chiare le idee: mettere su una squadra competitiva pronta ad affrontare il futuro, che si tratti di ripartire dalla Serie A2 o dall'Olimpo del Volley e quindi Superlega. Non rimane che aspettare le prossime mosse. E a Vibo Valentia pare sia arrivato il nome del successore di Vincenzo Mastrangelo. I giallorossi sono a un passo dall'accordo con l'argentino Waldo Cantor, superando le preferenze societarie nei confronti di Montagnani, Placì e Zanini. L'ultima esperienza italiana dell'ex palleggiatore argentino risale alla stagione 2014-2015 sulla panchina del club Ravenna. Ultimo nodo da sciogliere, che potrebbe avvenire già nelle prossime ore, riguarda il salto di categoria. I tonni giallorossi sempre più vicini alla Superlega. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Mentre sembra avvicinarsi l'addio di Bermè alla Viola a Reggio Calabria, negli uffici della società Nero Arancio si lavora per l'anno prossimo. Gli ingaggi della scorsa stagione pesano sul bilancio del club, mentre si attende ossigeno per avviare definitivamente il mercato estivo. Obiettivo: risanamento. La Viola Reggio Calabria va in cerca di certezze. Se sul piano tecnico è pressoché ufficiale l'arrivo dell'ex coach di Agropoli, Antonio Paternoster, su quello economico la vicenda è più complessa. Bermè, sponsor nella scorsa stagione, non sembra avere intenzione di rinnovare il matrimonio coi colori nero-arancio e gli investimenti sul roster dell'anno scorso pesano ancora sulle casse di Via Pio XI. Il neopresidente Raffaele Monastero si starebbe impegnando in queste ore proprio per trovare una soluzione al problema della sponsorizzazione, il che consentirebbe al general manager Gaetano Condello una maggiore libertà nella costruzione della prossima annata sotto il profilo tecnico. Per ciò che riguarda il roster, le certezze si restringono ancora di più. Sotto contratto ci sono soltanto Ion Lupusor e Roberto Rullo, ma secondo i rumors di mercato, la guardia abruzzese starebbe effettuando un sondaggio con Latina. In entrata si fanno i nomi di Caroti e Marulli, ma nulla è ancora certo in quella che sarà una lunga estate nero-arancio. Francesco Creazzo per la CNews 24. E questo era l'ultimo servizio per questa edizione, abbiamo terminato, grazie come sempre per l'attenzione, a tutti voi un buon proseguimento di serata, arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal 30 maggio le edizioni della CNews 24 cambiano orario. Alle 14, alle 19.30 e alle 24. I calabresi sono informati.